Con il 20 a 15 di parziale che ha un po' riaperto una sfida che poi Cantù aveva nuovamente indirizzato positivamente prima di quel fallo tecnico fischiato a Šekić, che aveva riaperto un po' tutto con Goss che aveva riportato Roma sotto, Roma addirittura a meno 5, e poi a chiudere ancora una volta il discorso, la precisione dalla lunetta della Lenovo, che abbiamo detto più volte in questa serie complessivamente sta tirando meglio i liberi rispetto a quella di Calvani, ed è così anche questa sera. Abbiamo visto qui Andrea Bargnani salutato affettuosamente da Gianni Petrucci, è una bella immagine, ci fa piacere vedere prima Bargnani, secondo vederlo sorridente, terzo appunto vicino a Petrucci, bella immagine, bella cosa. Un'altra cosa volevo dire, hai detto bene, nel terzo quarto di gara 4 quello che era successo, poi ci fu quel quarto di Mazzarino pazzesco, i 10 punti, gli alfieri del recupero nel terzo quarto di Roma furono proprio Jones, Laval, Goss e Taylor, vediamo. Abbiamo parlato tanto di nazionale in questi giorni, anche con il passaporto arrivato per Travis Diner, ma anche della sfida questa sera tra Aradori da una parte e Datome dall'altra. Una stagione, a proposito anche di infortuni, Stefano, davvero negativa per Bargnani, con il gomito che non gli ha dato tregua. Davvero una stagione probabilmente la più negativa da quando è arrivato in NBA, proprio a causa degli infortuni, e avrà l'opportunità di rifarsi quest'estate con gli europei di Slovenia che cominceranno a settembre. Europei di Slovenia in cui sarà protagonista anche coach Trinchieri alla guida della Grecia, e ovviamente noi speriamo di avere un giocatore leader importantissimo come Gigi Datome questa sera. Datome, come detto, in difficoltà, 4 punti, come d'altronde in gara 4, in grande difficoltà, la terza partita della sua stagione non in doppia cifra per Datome, che sta cercando di alzare inevitabilmente il suo livello di gioco per riportare la Virtus davanti. Tutto pronto per l'inizio del terzo periodo con l'urlo del Palatiziano per trascinare la Virtus, e la Lenovo che ha dimostrato fino a questo momento una grande solidità. Ora è attesa all'esame del terzo quarto, quello in cui abbiamo detto che la Virtus è sempre più competitiva. La ricezione in post alto da parte di Šekić, che cerca di coinvolgere Brooks, ancora palla fuori per il serbo. 10 secondi a disposizione per la squadra di Trinchieri, lo scarico per la tripla di Martin Lunen, quinto punto della partita per il giocatore di Vancouver USA. È dato con grande decisione, resta un tempo, un tiro perfetto. Dall'altra parte proprio Datome contro Brooks, aspetta l'arrivo di Bobby Jones, vorrà attaccare Lunen fronte a canestro, poi decide di provarlo a battere con la conclusione fronte a canestro. Pallone recuperato dopo il rimbalzo da Laval, altro rimbalzo offensivo per la Virtus. Laval contro Šekić, il rimbalzo da parte del più piccolo Joe Ragland. L'esperienza di Šekić ha tolto equilibrio a Laval. Altro gioco a due, ancora una volta coinvolto Lunen, poi Aradori vuole andare fino in fondo, si lotta con Laval che viene anticipato nettamente al rimbalzo da Šekić. Gli ha preso il tempo, ha preso il rimbalzo senza saltare. Altro possesso per Cantù con Aradori che vuole attaccare Bobby Jones, tiro piazzato per Šekić, altro errore per lui, e poi la palla che si alza e finisce fuori dal rettangolo di gioco. State a vedere, vedete qui, gli ha preso il tempo col saltellino classico del giocatore tecnico che non... E qui perché tira Šekić? Perché aveva visto un mismatch sotto canestro favorevole, non era convinto, ma sapeva che tatticamente doveva fare quel tiro. Trinchieri l'ha applaudito. La ricezione di Datome, c'è il blocco da parte di Laval, Datome vuole andare dentro, non riesce a trovare i due punti, pallone però ancora una volta recuperato al rimbalzo dalla Virtus, altro extra possesso per la squadra di Calvani, altro tiro in allontanamento per Phil Goss con uno splendido uso dello step back, e non è la prima volta che lo vediamo in questo tiro questa sera. Tiro difficile a inizio di terzo quarto dopo tante partite, perché presuppone grande forza fisica.
C'è il cambio difensivo con Aradori che vuole attaccare Bobby Jones. La difesa da parte dell'ex giocatore di Pistoia. Ancora una volta a correre Jones, tripla aperta per Taylor, errore e poi tutto l'atletismo a rimbalzo di Jeff Brooks. Roma s'accontenta tra virgolette in contropiede di tirar da tre. Invece si sta scivolando molto. Aradori e Bobby Jones a contendersi il pallone fino a quando arriva la decisione arbitrale con il possesso alternato che premia la Virtus. Qui invece Cantù era andata in contropiede dentro l'area, ma Aradori aveva rinunciato al tiro, è uscito in palleggio. Vediamo il contatto fortuito. E ora bisogna lotta. Asciugare il parquet per perché Bobby Jones è scivolato. E la lotta durissima per cercare di conquistare quel pallone. Più 6 è Cantù, 41-35 con quasi 3 minuti che sono andati dall'inizio di questo terzo periodo. Fischi rivolti a Trinchieri che chiedeva di chiede giustamente che asciugare il parquet. Secondo Cerebuk era tutto a posto, poi alla fine per risolvere la questione si va avanti e ora finalmente si può riprendere a giocare. Cerebuk ha detto al ragazzini olio di gomito, spingere per cortesia. Il sesto alternato dunque che premia la Lenovo con Ragland dentro ad attaccare, altra tripla aperta per Lunen, altro canestro per Martin Lunen. Lo avevamo detto, non proprio a suo agio in questa stagione alla Lenovo, ma due triple pesantissime in apertura di terzo periodo per Lunen. Cantù si ritrova ora con 9 punti da gestire, Phil Goss fuori per Jones, ad attaccare ancora una volta Bobby Jones e c'è il fallo fischiato a Laval, fallo in attacco a Laval sulla penetrazione di Bobby Jones. Laval reo di aver spinto Šekić prima della penetrazione di Bobby Jones. Comunque Šekić era in una posizione corretta, c'era anche lo sfondamento. Grande ingenuità di Laval in questa occasione. E ancora la finta zona romana, lo vedete. Finta 6-2 di parziale in questo inizio di terzo quarto per l'Acea. La ricezione da parte di Brooks. Su di lui c'è Datome. Šekić a portare via il capitano della Virtus. La conclusione da 3 da parte di Šekić, che non si sta avvicinando alla pitturata. Allora prova a far male alla difesa della Virtus da lontano. Il gioco a 2 tra Taylor e Bobby Jones. Pallone sporcato dalla difesa di Cantù. Con Aradori che corre, Bobby Jones che protesta e arriva il fallo tecnico fischiato da Weidman nei confronti di Bobby Jones. Andiamo a vedere la partenza di Jones. Vedete, anche qui Laval gli porta l'aiuto e Laval doveva allargarsi verso l'angolo oppure, guardate la posizione, cambiare di lato. Gli porta l'aiuto, Šekić a braccia alte, non c'è nessun fallo e il protesta è il tecnico. Dalla lunetta Pietro Aradori e vantaggio che va in doppia cifra per la Lenovo, 45-35 con 6 minuti e 12 secondi da giocare. Preciso dalla lunetta Aradori, più 11 per la formazione di Trinchieri e rimessa per Cantù che dunque può allungare ulteriormente. Il movimento di Lunen, ancora una volta Šekić in post alto, fa girare palla la Lenovo fino a quando Ragland va su a segnare il 48esimo punto per la Lenovo. Per quanto riguarda Ragland invece 4 punti in questa sua serata. La ricezione di Datome contro Brooks, aspetta il blocco di Laval, passa avanti al blocco Jeff Brooks, Aradori a
rimbalzo con il pallone recuperato da Ragland. Altro errore dunque per Gigi D'Atome e pallone ora gestito da Ragland. Vuole attaccare ancora una volta il numero 20 e decide di anticipare. Questa volta è cortissimo però il suo tiro e Laval per il consegnato nei confronti di Taylor. Ma anche in questa occasione Cantù aveva trovato una soluzione comodissima al centro dell'area. Lo scarico di Taylor con la palla ancora una volta per la Virtus. Stefano, 10-2 il parziale di questo terzo quarto. E anche in questa occasione, va detto, Laval non aveva trovato la giusta spaziatura, non si sta muovendo bene sulla linea di fondo, a volte diventa addirittura il sesto difensore per la difesa di Cantù. Taylor, si è esaurita anche un po' l'energia che aveva portato soprattutto nei primi due quarti della partita, poi Phil Goss a trovare il canestro allo scadere dei 24 con Trinchieri che non la prende benissimo perché Cantù fino al 23° secondo aveva difeso alla grande. Si trasforma in una bolgia il palatiziano Aradori che sbaglia la conclusione. C'è il rimbalzo di D'Atome che prova a servire Phil Goss. Qualche problema nel controllo da parte di Goss. Il tiro di D'Atome, il tentativo di recupero da parte di Aradori che riesce a mantenere vivo il possesso. Ci siamo stati quasi travolti dalla lotta a rimbalzo pazzesca. Šekić. Laval sembra in difficoltà, va su ora Bobby Jones, poi Šekić al rimbalzo, ancora una volta Šekić a tagliare fuori Laval. L'avevamo detto, Laval sembra essere in difficoltà, sembra essere stanco il numero 31. Anche qui è rimasto dietro a Šekić. E quindi il time out non poteva non arrivare dopo questo parziale appunto di 10-4. Le percentuali di tiro sono basse per entrambe le squadre, ma Cantù ha il pallino della partita in mano, soprattutto dopo le due bombe iniziali ovviamente di Lunen. Qui andiamo a vedere quell'arresto e tiro eccezionale di Goss a due punti iniziale e qui l'attacco di Cantù. Ragland fa finta di andare sul pick and roll, va fino in fondo e batte facilmente la difesa romana. E qui quel canestro di cui si è arrabbiato, per il quale si è arrabbiato tanto Trinchieri, ma è stata una prodezza di Goss appoggiandosi al tabellone in anticipo sull'aiuto. Ma lì avete visto anche in quell'occasione Laval era lì, non si era spostato, insomma sembra che Laval sia in debito, un poco lucido. Questo time out gli farà soltanto bene. Come fa Calvani in questo momento a rinunciare a un giocatore così importante come lui? Avrà recuperato dopo questo time out. Come fa a rinunciare ad un giocatore che viene dalla sua miglior prestazione realizzativa in questi playoff, quei 20 punti a cui vanno aggiunti 7 rimbalzi in gara 4. Primo piano per D'Atome anche questa sera in difficoltà, anche questa sera con tanti problemi alla sua caviglia sinistra. Bobby Jones dall'arco dei 6,75 metri, mini parziale di 5-0 per la Virtus che era sprofondata a meno 15 con Cantù dunque al massimo vantaggio sul 50-35 e poi 5-0 per la squadra di Calvani che sta cercando di risalire su. Mazzarino fuori per Ragland, invitato al tiro da tre da Taylor, vuole attaccare Ragland, si chiude il gioco a due ma Laval a conferma di quel time out che ha fatto bene alle gambe e all'ossigeno del giocatore americano. D'Atome dall'angolo è solo, altro errore per D'Atome con la palla che viene toccata al rimbalzo sia da Tyus sia da Laval. Questa volta era un buon tiro per D'Atome. Dopo lo 0-8 in Brianza, 0-4 dall'arco anche questa sera per D'Atome, un giocatore che ha viaggiato abbondantemente sopra il 40% in stagione regolare, tiro aperto. Ma non è lui. Guardate a proposito di tiri aperti come Jones questa volta abbia usato una perfetta tecnica di tiro e questa nasce ancora da che cosa? Da una penetrazione di Taylor. Ottima tecnica Jones, questo canestro a tre punti che ha riaperto e la CE ancora una volta dimostra che esce dal time out con grande carica, grande determinazione, obbligando Trinchieri che è sempre molto tempista, anticipa sempre i recuperi di Roma chiamando sempre time out perché vuole controllare il gioco.
percentuali davvero disastrose per la squadra di Calvani, 34% da 2, 25% da 3. Dall'altra parte invece Cantù sta oltre il 50% dall'arco dei 6,75 m, 6 su 11, 35% da 2. Entrambe le squadre ampiamente sotto il 40% da 2, Stefano. Ma ci si conosce, si gioca sempre contro. Le percentuali di tiro diventano l'ultimo problema, oltre alla fatica sono le piccole cose che fanno la differenza. Le squadre accettano gli errori mentalmente, non dipendono dal percentuale di tiro, ancora più avvincente a mio parere. Il fallo di Mazzarino, che era riuscito a tenere 2-3 scivolamenti. Mazzarino che evita di parlare ma è furioso per questa decisione arbitrale, con Phil Goss che 2-3 volte aveva cercato di attaccare il cardinale. Ora 3 minuti e 10 secondi da giocare, con Cantù sopra di 10, ma Roma palla in mano. Ancora il duello tra Phil Goss e Mazzarino, lo perde questa volta Mazzarino. Goss decide di provare la realizzazione, poi è lo stesso numero 5 a conquistare palla. Si va in post basso da Laval, che perde completamente il pallone, favorendo il recupero di Martin Lunen. Si va con Ragland contro Jordan Taylor, lo scarico per Mazzarino. Cantù vuole ragionare e si ricomincia da Ragland. Non vuole blocchi Ragland, vuole giocarsela su Datome, che lo costringe a inventarsi qualcosa di molto difficile. Pallone recuperato con Bobby Johnson, cost to cost, dentro per Taylor. Ancora una ricezione non perfetta di Gary Laval, che però riesce ad evitare il ritorno di Alex Tajus. 7-0 di parziale per la Virtus, che esce sempre con forza dai timeout. Zona, finta zona. Mazzarino non se la sente di sparare dall'arco, allora aspetta, chiude il palleggio e ricomincia da Lunen. Ancora palla gestita dal cardinale contro Bobby Jones, il blocco di Tajus, un secondo, arriva la conclusione da parte di Jeff Brooks. Roma già proiettata al contropiede, ma erano già scaduti 24 secondi. Sul parquet Brian Bailey, seconda parte del terzo quarto, totalmente favorevole alla CEA. Con una grande difesa, due consecutive, la prima col contropiede, questa ha ottenuto i 24 secondi, frazione dell'attacco della Lenovo. Il blocco di Laval, il canestro realizzato da Jordan Taylor. Tiro libero supplementare con Roma, che si riporta a soli due possessi dalla Lenovo. Blackout per la squadra di Trinchieri, che come detto era arrivata al massimo vantaggio proprio nel terzo quarto. Il terzo quarto più temuto, perché la Virtus fa sempre la differenza in questa fase della partita. E invece la CEA aveva cominciato malissimo. Cantù era arrivata sul 50-35 e ora questo 9-0 di parziale, che può diventare 10-0 con il... La valla a rifiatare dentro l'utilissimo Laurent. Fallo fischiato a rimbalzo, dunque non tiro libero supplementare, ma altro possesso per la Virtus, che sbaglia la conclusione con Datome. Poi Bobby Jones, troppa pressione da parte del numero 6, e dunque rimessa per la Lenovo, che con 100 secondi da giocare respira un po'. Gigi Datome a 0 su 5 in questo quarto, cercava una bomba assolutamente liberatoria per trovare il canestro e fiducia in se stesso. L'errore è adesso dentro d'Ercole per questo finale. Trinchieri cosa fa dall'altra parte? Voleva chiedere il cambio per Aradori per adeguarsi al quintetto piccolo. Al Pianella hanno premiato Pietro Aradori come re del Palasport della NCC Arena. Qui a Roma invece sono impazziti per Datome, nonostante una partita da dimenticare. Tanti applausi quando lui è uscito dal parquet. Dall'altra parte però, a chiudere quel parziale di 9-0, la conclusione dall'arco di Jonathan Tabu, e Cantù che rimette 9 punti tra sé e la Virtus. Bomba Lorac, preziosissima, la finta su Lunen, stoppato da Cousin, e dunque la gran chiusura di Cousin. Abbiamo detto, non sembrano essere questi i playoff sul piano realizzativo di
Cousin, ma questa volta importantissima la chiusura da parte del centro azzurro. I piccoli particolari, dicevamo, intanto il pressing qui di Roma, ma che cosa? La spaziatura di Roma sulle penetrazioni centrali, la chiusura ben fatta, come quest'altra chiusura fatta perfettamente, perché il raddoppio di D'Ercole è arrivato quando Tabu era cieco all'attacco, guardate, state a vedere, era cieco, non poteva vedere quello che succedeva, grandissimo lavoro. E Trinchieri ad invocare dalla panchina pass the ball a Jonathan Tabu, che era già chiuso, non ha riuscito a passare la palla. Eccolo inquadrato ancora una volta, coach Trinchieri, atmosfera incandescente in questo finale di terzo quarto. Ancora un tentativo di Bobby Jones, ancora una lotta al rimbalzo, questa volta punito Cousin. Lotta selvaggia al rimbalzo con anche sei giocatori, guardate, qui ce ne sono cinque. Ancora senza bonus al termine di questo quarto, che praticamente è sulla via di chiusura. Tre falli per Cantù, tre falli per la Virtus, come ci ricorda in questo caso la nostra grafica. 16 secondi a disposizione per la squadra di Calvani con Taylor, che aspetta il blocco da parte di Laurent. Arriva il movimento del numero 44, tutto chiuso, altra possibilità da tre per Laurent. Altro errore per il giocatore ungherese, e Cantù che può spingere con questo pallone, può arrivare fino al termine del terzo quarto. Roma ha i falli da utilizzare, ovviamente non potrà non farlo. Il blocco di Cousin, vuole andare dentro Tabu, lo scarico per il numero 22, tiro difficilissimo per Cousin che non riesce a trovare la realizzazione. Si chiude con Cantù sopra di 9, 53-44, quarto comunque favorevole alla squadra di Trinchieri, che chiude 15-11 questo parziale, nonostante la reazione rabbiosa della squadra di Calvani, che era riuscita un po' a risalire con quel parziale di 9-0. Ma il punteggio rimane a favore della Lenovo, sempre davanti dall'inizio della partita. E andiamo a vedere il buon recupero difensivo di Roma, il grande lavoro, lo vedete qui. Cambi difensivi, Goss va a marcare Lunen lontano dal canestro, costringe a mettere la palla per terra, Jones usa tutta la sua perizia contro i cambi, qui la valva a finire su Mazzarino, ma in area chiude bene Roma, che costringe Cantù all'infrazione dei 24 secondi. Ancora la difesa romana, però qui sul cambio è in ritardo, e Tabu ancora una volta preziosissimo con le sue bombe, lo aveva già fatto anche in gara 4 con le sue bombe, tiene e mantiene il vantaggio in questo quarto 15-11, con percentuali, Maurizio, certo, si abbassano sempre, è sempre più intensa la partita, è sempre più importante la posta in palio, si avvicina la fine, gli ultimi 10 minuti, e l'intensità aumenta, le percentuali diminuiscono. Stagione a dir poco altalenante per Jonathan Tabu, che aveva cominciato l'anno come cambio di Jerry Smith, poi Smith si era infortunato, non aveva più convinto, Tabu era diventato il playmaker titolare, poi una flessione sul finale della stagione, l'arrivo di Joe Ragland, e ora Tabu sta capendo il suo nuovo ruolo, quello di essere il cambio di Ragland, e come aveva sottolineato Trinchieri è un Tabu in crescita, quella tripla ma anche quella palla persa che aveva portato Trinchieri a riprendere proprio il giocatore belga. Del resto lui è un giocatore affidabile, sai che le sue cose le fa sempre bene, non può essere il fantasista, c'è Ragland che fa quello, giocatore ideale proprio preso, che ha svoltato, dobbiamo dirlo, il finale di stagione di Cantù, che aveva fatto un inizio 2013 non certo facile a livello di risultati. Seconda esperienza in Brianza per Tabu, che aveva giocato 2 anni fa a Cantù, poi l'anno a Cremona prima di ritornare ancora una volta alla corte di Andrea Trinchieri. Si ricomincia ora con 9 punti di vantaggio per la Lenovo, con qualche problema in questa rimessa per Jeff Brooks, che alla fine riesce a trovare le mani di Jonathan Tabu. Il blocco di Cousin, altra possibilità da tre per Tabu, questa volta non è fortunato il playmaker nato a Kinshasa, possibilità di transizione per la Virtus che vuole attaccare, Virtus che è tornata sul parquet senza Datome. D'Ercole contro Mazzarino, il movimento in post basso di Bobby Jones, ma si ricomincia da Bailey, ancora palla per Jones contro Brooks, decide di sfidarlo con
un tiro costruito dal palleggio completamente corto. Allora si va dall'altra parte del campo con Mazzarino. Cantù ora fa girare la palla, non ha fretta di trovare il canestro. È partita con una grande difensione difensiva. Cantù adesso attacca il piccolo di Redore sui cambi verso il fondo. Palla toccata dalla difesa della Virtus, 6 secondi a disposizione della Lenovo. Ora vedremo se Roma su questa difesa proteggerà col giocatore che difende sull'uomo che fa la rimessa, proteggendo l'area. Il tocco di Goss, giusto. Cosin, fuori per Mazzarino, costruisce perfettamente la conclusione Cantù, non arriva il canestro, ma ancora una volta un tiro aperto per Jonathan Tapu dopo l'extra pass di Mazzarino. Laurent scivola Phil Goss, che poi decide di andare con il taglio in backdoor. Laurent, che non aveva inciso dall'arco dei 6,75 m, è quasi costretto a tirare e fa bersaglio. Dall'altra parte, a proposito di conclusioni dall'arco, cerca di rispondere Mazzarino. Laurent a stoppare Cosin, gran giocata da parte di Laurent, e poi il fallo da parte del numero 22. Era stato bravo Cousin ad andare al rimbalzo conquistando il pallone vicino al ferro, ecco qui, poi la stoppata di Laurent e il fallo di Cousin. Laurent ad incitare tutto il palatiziano. Ha fatto due cose quando parlo di un giocatore molto intelligente che non sono nelle sue corde, una bomba e una stoppata, ma i giocatori intelligenti sono presenti nei minuti che contano. Bravo lui. Aveva soltanto 3 punti in questa serie prima di questa partita, altri 3 punti ne mette a referto questa sera Peter Laurent. Calvani si gioca da Tome da ala forte per trovare pericolosità nell'attacco con 4 esterni. 4 esterni più Laurent con 8 minuti, 18 secondi da giocare, 12 secondi a disposizione dell'attacco della Virtus. Qui è Šekić decisivo nell'andare a toccare il pallone, cerca di trovare ancora più fiducia Peter Laurent, sbaglia però la conclusione, si rimane lì con Roma che questa sera sta avendo la meglio a rimbalzo, 43 palloni recuperati vicino al ferro contro i 32 della Lenovo, che invece aveva sempre vinto in questa voce statistica. Qui palla gettata al vento da Phil Goss, un regalo enorme per Cantù. Cantù che aveva difeso con intelligenza, buone finte difensive sulla rimessa. Quando c'è Mazzarino in campo, poi la difesa della rimessa sui piccoli è una garanzia. E questa, sotto questo punto di vista, non è la partita delle conferme, perché Roma che sta perdendo più palle rispetto alla Lenovo. A segno dall'arco dei 6,75 m, Mazzarino 50% dall'arco anche questa sera per il Cardinale, cerca di replicare immediatamente Phil Goss. Tiro molto simile con Goss in uscita dai blocchi e dopo aver perso palla si fa perdonare con questo canestro l'ex Varese. Due canestri meravigliosi da tre punti, l'avevamo visto anche precedentemente, l'uno risponde all'altro. 7ª partita di fila in doppia cifra per Phil Goss, abbiamo detto il miglior realizzatore di questa serie con oltre 18 punti di media. Un Goss che è letteralmente esploso in questi playoff dopo le prime partite contro la Trenkwalder non a livelli altissimi. Intanto, dopo il fallo fischiato ad Ercole, lo stesso numero 10 a mettere pressione a Tabu. Si va da Aradori, aveva cominciato forte, poi si è un po' fermato. 13 punti per lo squalo. Tabu dentro, palla per Šekić che rimane in sospensione per cercare la conclusione. Trinchieri gli fa segno di andare a segno prima e invece Šekić ha dovuto cambiare la sua traiettoria per l'intervento di Datome. Non poteva fare altrimenti per la sua struttura fisica. Si sta scivolando moltissimo questa sera con Goss a perdere un'altra volta il controllo e il fallo fischiato ancora una volta contro la Virtus. Scivolato clamorosamente sul cambio di mano Goss. Ci vuole olio di gomito dei ragazzi per asciugare il parquet. La finta zona, la vedete, che poi diventa uomo, lo vedete, serve solo a rallentare e togliere 4 secondi all'inizio dell'attacco di Cantù, questo è il vero motivo. Intanto terzo fallo della partita per Gigi Datome. Ecco qui le sue cifre, 3 falli commessi, appena
4 punti anche questa sera per Datome. Cantù ricomincia da Tabu a Radori, c'è proprio Datome sul numero 21, vuole andare dentro, gran giocata di Aradori che ha aspettato fino all'ultimo l'intervento difensivo di Datome che non è mai arrivato. E allora 15° punto per Pietro Aradori, il primo terminale offensivo della Lenovo in questa serie, primo terminale offensivo anche questa sera. Dall'altra parte invece il fallo di Laurent con l'antisportivo. Allora parliamo di lucidità, a Šekić, secondo fallo antisportivo fischiato a Šekić, il primo invece nel primo quarto con Šekić che aveva fermato irregolarmente Bobby Jones. Parliamo di lucidità tattica, prima quella di Aradori in quell'arresto in area all'appoggio al tabellone, qua di Lara che lo attacca Šekić perché sa di essere più veloce di lui e fa la scelta giusta andandosi a guadagnare un fallo che è oro in questo momento per la CEA. Secondo fallo antisportivo, Šekić che esce dunque dalla partita con Roma che ha ora l'opportunità per rientrare definitivamente nell'incontro. Laurent però va a sbagliare il primo tiro libero, Cantù che dunque ha esaurito il bonus di falli di squadra, ecco il cartellino rosso che sta a indicare proprio che la Lenovo è a bonus e dunque opportunità per la Virtus che però rovina tutto questa sera con un'altra serata pessima ai liberi, meno del 50% di realizzazione, 7 su 15 dopo il doppio errore di Laurent. E non stiamo parlando di un giocatore alla Cige o alla Laval, perché Laurent è uno che ha oltre l'80% di realizzazione dalla lunetta. Rammarcatissimo, aveva fatto grandi cose in questa partita. Comunque ecco qui le percentuali. È lì a 8 punti, a 6 e 28, tirando al 32%, ma prendendo 11 rimbalzi in più. L'errore al tiro di Phil Goss si fa con la pressione della Virtus e Mazzarino che aspetta il blocco di Cousin. Rimane lì Bailey. Datome contro Brooks, va su Jeff che Brooks, numero. Che canestro! Che giocata da parte di Jeff Brooks che poi è riuscito a resistere anche al contatto di Laval. Abbiamo detto crescita progressiva in questi playoff per Brooks, non solo in difesa ma numeri sensazionali anche con questa giocata in attacco. E dall'altra parte c'è il fallo proprio del numero 15 su Datome. Un uno contro uno da grande campione, ala forte, lo ribadisco. Inutile dirlo, sono un tifoso di questo ragazzo perché ha mostrato una crescita pazzesca secondo me. Ora ovviamente l'esperienza di Datome porta il numero 13 a voler attaccare. Ricezione di Phil Goss, il blocco di Laval fuori per Bailey che decide di ricominciare da Bobby Jones, la tripla del numero 6. Roma nuovamente a meno 7 con 5.32 da giocare. A proposito di canestri pazzeschi, 2 su 5 questa sera per Bobby Jones in una serata in cui Roma è appena al 31% dall'arco. Così il blocco del numero 22 che taglia per il pick and roll, poi si ricomincia da Lunen che deve forzare e trova una tripla ancora incredibile. Lunen ancora più difficile rispetto qui alle giocate che abbiamo visto in precedenza con il difensore addosso, il canestro di Martin Lunen. Qui stiamo crescendo incredibilmente di coefficiente di difficoltà di questi tre canestri, uno più bello dell'altro, più difficile dell'altro. Stupendo quarto quarto, stupendo, guardiamo, guardate, e non fa neanche frazione di passi, e con Taylor addosso saltando, eccezionale. Canestro dato da due per Martin Lunen con gli arbitri che hanno consultato l'instant replay. Rimane comunque la prodezza anche se viene cancellato un punto dallo score personale di Martin Lunen. Cantù nuovamente a più 9. Jones proprio contro Lunen, i protagonisti delle
due azioni precedenti con la tripla di Jones e il gran canestro di Martellione. Saranno ora due tiri liberi a disposizione di Bobby Jones. Cinque falli subiti da Jones nella sua lettura dell'uno contro uno in un quarto di campo contro gli uno, che diventa uno dei motivi base. Trinchieri tiene pronto Taius ad entrare. A segno dalla lunetta Bobby Jones, abbiamo ricordato i suoi 5 falli subiti e ora va per la terza volta di fila in doppia cifra dopo i 13 punti di gara 3 e i 13 punti di gara 4. Altra prestazione positiva per Bobby Jones, che fa 2 su 2 dalla lunetta. Meno di 5 minuti al termine, Roma rimane lì, ma Cantù non sta mollando niente in questo quarto periodo. Qui intanto Weidman a richiamare Laval e Cousin. Qualche contatto di troppo nel portarsi dall'altra parte del ferro per l'azzurro e per il giocatore del Maryland. Allora allunga la difesa la Virtus con Bailey su Ragland. Tutto chiuso, allora bisogna ricominciare da Aradori. Ancora Lunen, ancora una tripla di Martin Lunen. Fondamentale bomba di Lunen. 3 su 4 da 3 questa sera per Lunen, tripla importantissima nuovamente con il vantaggio in doppia cifra per la Virtus. Dall'altra parte invece l'errore di Bobby Jones, momento importante della partita con Cantù sopra di 10, 4 minuti da giocare. Jones che sbaglia la tripla che porta ora Ragland, palla in mano. Ancora ad attaccare Ragland, il movimento da parte di Cousin che prima fa bene a far saltare Laval, poi però non piena il perno e commette infrazioni di passi. L'idea, guardate, passaggio, palleggio passaggio, il perno è il destro, lo vedete, lo muove nettamente. Torna al quintetto alto Trinchieri, torna dentro Brooks, fuori Mazzarino. E ritorna per questi 4 minuti decisivi anche Gigi Datome. Il blocco da parte del numero 13 per Phil Goss, vuole sfidare Aradori e si costruisce un altro tiro difficilissimo. Phil Goss, altra partita superlativa per il numero 5, 14 punti, le percentuali al tiro sono basse, ma sono basse un po' per tutti i giocatori sul parquet. Dall'altra parte Ragland ha ripreso a segnare con una continuità pazzesca. Cantù soprattutto dall'arco dei 6,75 metri, 3 su 6 per la Lenovo in questo fondamentale, anche per Roma 3 su 6 in questo periodo. Dall'altra parte Datome appoggiandosi al tabellone risponde con 2 punti. La Virtus vuole rimanere lì, ma Cantù sta trovando giocate fondamentali sempre con protagonisti diversi. Ancora Ragland contro Phil Goss, palla toccata dal numero 5 ma possesso ancora per Aradori che deve cercare qualcosa di impossibile, non riesce a trovare il canestro. Jones, sempre lui ad attaccare, arriva la chiusura corretta da parte della difesa della Lenovo che si porta immediatamente dall'altra parte del campo con Ragland. Lunen ha fatto una difesa molto intelligente su Jones aspettandolo sotto canestro e contenendolo correttamente. Jones cercava il fallo e qui va a cercare la palla. 2-12 alla termine della partita, più 9 per Cantù. Abbiamo detto sempre davanti in questa sfida, massimo vantaggio sul 50-35, più 15. Anche il Palatiziano è un po' più spento rispetto a qualche minuto fa, sente che la serie sta passando decisamente nelle mani di Cantù, ma sono ancora tanti, 2 minuti da giocare. Allora Taylor prova a correre,
cerca di coinvolgere Laval e sulla Laval c'è il fallo di Cousin. Adesso Roma deve giocare in 6 secondi, Taylor a penetrare o palla dentro a Laval, si è raddoppiato, fuori per un tiro da 3 punti. Facile a dirsi per noi seduti qua, più difficile a farlo dopo 5 gare in 10 giorni. Il quinto fallo di Marco Cousin. Laval dalla lunetta a segno, questa volta Laval, abbiamo detto più volte, abbiamo ricordato le percentuali disastrose dalla lunetta per l'Acea, appena il 55% a cronometro fermo. Laval sbaglia il secondo libero, sempre sull'1 su 2 di media per Laval anche in questi playoff. E ora ci sono 2 tiri liberi a disposizione di Pietro Aradori, anche Roma ha esaurito il bonus. Cerca ancora la palla Jones, sente che la partita sta scappando, vuole rubare un pallone, ma i tiri liberi per Aradori. Cantù invece più precisa di Roma dalla lunetta, nonostante questo errore per Pietro Aradori. Abbiamo detto ancora una volta lui il miglior realizzatore per la sua squadra con 15 punti, è salito in doppia cifra anche Martin Lunen con uno stratosferico. Quarto periodo, 100 secondi al termine della partita, 9 punti da recuperare per la Virtus. Il movimento spallacanestro di Laval, ancora un fallo subito da Laval, c'è anche il canestro realizzato con Aradori che sostiene di aver commesso il fallo prima del movimento di avvicinamento di Laval. Ecco la chiusura di Aradori, ma non è quello di Aradori probabilmente. Era stato un contatto corretto. Sbaglia Laval, poi al rimbalzo Jeff Brooks, più in alto di tutti. Ragland ora vuole gestire il pallone, vediamo se la Virtus decide di far fallo oppure se continua a difendere. Ragland fino in fondo, Ragland e poi Tajus a chiudere con il tap-in. Minuto di sospensione chiamato da Calvani dopo il canestro di Tajus. E Cantù qui ha ottenuto il massimo da questa azione, perché Ragland aveva sbagliato ma Tajus a concretizzare con i 2 punti quasi allo scadere dei 24. Un canestro che fa malissimo alla Virtus. Andiamo a vedere le 2 straordinarie esecuzioni del tiro da 3 punti dell'attacco di Cantù, decisive in questo inizio di quarto. State a vedere qui l'errore di comunicazione della difesa di Roma e Lunen che non perdona, salendo nella sua posizione di post alto. E d'altra parte guardate Ragland che chiama il pick and roll, ma c'è un ritardo nel cambio difensivo fra Taylor e Gosse e questi 2 giocatori non perdonano. È vero, 2 errori della difesa di Roma, ma bisogna esserci pronti a segnarlo, e questa è la mentalità di Cantù, la capacità di punire nei momenti che contano da 3 punti. Sorrisi e pugni verso il cielo per i tifosi di Cantù che sognano una seconda vittoria in questa stagione al Palatiziano. Cantù aveva già espugnato il palazzetto dello sport di Roma in occasione della seconda giornata della regular season. Era la Cantù di Marco Svili, vincitrice qui 84-70. Questa è una Cantù completamente diversa, ma che con l'arrivo di Ragland ha ritrovato la competitività in vista di questi playoff. Jones vuole andare dentro, Bobby Jones riesce a trovare i 2 punti, lo fa in maniera piuttosto rapida la squadra di Calvani. Ragland in palleggio, se ne esce bene Cantù con Brooks che aspetta. Lunen, gestione della palla da manuale per la squadra di Trinchieri che fa correre il cronometro. Ragland che esulta perché la gestione di questi palloni non è mai stata impeccabile per la squadra di Trinchieri, sia nella serie contro Sassari sia contro Roma, e invece questa volta la Lenovo ne è uscita bene con Aradori sulla lunetta per 2 tiri liberi importantissimi. Il primo già andato a segno, anche il secondo.
cambio con D'Ercole dentro e Trinchieri che immediatamente, visto il cambio di Calvani, fa entrare Mazzarino. Taylor fino in fondo, non viene commesso fallo su Jordan Taylor. Roma che trova altri due punti molto veloci con il playmaker dell'Indiana. 14° punto della partita per Taylor. Pallone che arriva tra le mani di Mazzarino, con Roma altissima a cercare di mettere pressione a Cantù. Ancora una volta la lucidità di Cantù, che ha sempre peccato, l'abbiamo detto, in questo fondamentale. Se raddrizza anche questo aspetto del gioco, allora diventa durissima per la Virtus. È chiaro che Cantù anche oggi ha dimostrato qualità di gioco, è migliorata nella gestione dei momenti di difficoltà, soprattutto contro la zona. E Roma ha avuto uno sforzo enorme per stare in partita dai suoi giocatori, che devono supplire alla difficoltà che ha Gigi Datome per i motivi che abbiamo già detto, e quindi che costringe la propria squadra a tirare al 37%. A proposito di tirare, Maurizio, sono andato a vedere, era il 6 di ottobre, no, quella partita, quell'84-70. E allora pensate, Cantù segnò 10 bombe tirando al 71 con 5 giocatori diversi. Stasera Cantù segna 10 bombe con 5 giocatori diversi, tirando al 52 contro il 71 di allora. Abbiamo detto, squadra che ha ritrovato la forma proprio in arrivo della fase più importante della stagione, la post-season. Ultime speranze per la Virtus con Phil Ghost, tutto chiuso. Vuole attaccare Lunen, poi il tocco di piede di Martin Lunen, ma in qualche modo era riuscito a difendere bene sul field goal, facendo perdere altri secondi preziosi al numero 5. Meno di 39 secondi da giocare in questa partita, con Roma sotto di 9, rimessa laterale per Phil Goss. Vediamo chi andrà a riprendere quel pallone, Ragland a sporcarlo, poi recuperato in qualche modo da Goss, che va dentro il rimbalzo di Joe Ragland, ed è un rimbalzo importantissimo, conquistato dal più piccolo sul parquet, 182 centimetri per Joe Ragland. La palla era finita in qualche modo tra le mani di Phil Goss, poi Ragland ad anticipare anche Jeff Brooks. E anche Jeff Brooks come stoppatore aggiunto aveva messo una mano anche qui per contestare la parabola di tiro dell'attacco di Goss. Sta girando definitivamente la serie, con Roma che era in vantaggio di 2-0 dopo le prime due sfide vinte al Palatiziano, e ora Cantù vicinissima al successo di gara 5, vicinissima ad andare per la prima volta in vantaggio in questo confronto contro la Virtus. Poi ci sarà comunque da giocare gara 6, ma Cantù avrà l'opportunità, in caso di vittoria questa sera, di chiudere i conti in casa al Pianella. E ormai possiamo essere praticamente certi del successo della squadra di Trinchieri. 15 secondi al termine della partita, con Aradori palla in mano, deve soltanto gestire pressione comunque e determinazione fino alla fine, sia da parte di D'Ercole sia da parte di Phil Goss, ma non basterà per portare a casa questo incontro. Che cos'è l'esperienza delle gare precedenti? Sembrava partite chiuse, no? Nelle gare precedenti, e invece Roma aveva avuto sempre un cuore incredibile, è riuscito a recuperare. Stavolta ha gestito al meglio Cantù questo finale, meritando nettamente questa vittoria. Sempre davanti, più 15 come massimo vantaggio, chiude i conti e Cantù per quanto riguarda questa gara 5, vincendo 77-66, conquista il secondo successo della stagione qui al Palatiziano. Ovviamente la delusione sul volto di Marco Calvani, che sa benissimo che non è chiusa la serie, ma sa anche quanto sia difficile andare a vincere al Pianella in questa fase della stagione, l'unico palasport oltre al Palaestra, che è il palasport dove è quasi impossibile vincere, almeno questo hanno detto gli ultimi 7 anni. Calvani sa quanto è duro andare a vincere al Pianella, e quindi per Roma sarà importante ora cercare di recuperare i giocatori per provare a giocarsela fino in fondo
in gara 6 al Pianella. Intanto onore a Cantù per quello che ha fatto in questa partita. Come hai detto tu, Stefano, l'ha portata a casa meritatamente. Niente da dire, padrona del gioco. Ha resistito al meglio al grande recupero nel terzo quarto, classico di Roma, e la gestione nel finale e la rotazione dei tanti giocatori. Roma doveva trovare un Datome al 50% al tiro, non sarà facile, Gigi è palesemente condizionato, ma deve trovare un Laval da 15 tiri, è troppo importante, che invece ha mostrato qualche problema anche di tenuta. Il Taylor e il Ghost di stasera e quello di Bob Jones, meglio di così non possono fare. Sono questi due giocatori che devono dare sicuramente qualcosa in più a Roma, anche perché ribadiamo, Loran e Shiz hanno fatto grandi cose. 77-66 il punteggio finale di questa gara 5, break pubblicitario per noi, poi rientreremo con le conclusioni finali qui dal Palatiziano.